Cinque anni fa moriva Luigi Sica, vittima innocente della criminalità. In ricordo della sedicenne del Rione Sanità, la famiglia fece erigere un'edicola funeraria in via Santa Teresa degli Scalzi, dove Luigi fu barbaramente ucciso da due ragazzi di 14 e 15 anni. Ora, a distanza di 5 anni, quel monumento funebre, a seguito di una denuncia giunta alla Polizia Municipale, viene rimosso perché abusivo. Un nuovo dolore per la famiglia Sica, un gesto che non riescono a spiegarsi, come dice ai nostri microfoni Anna Rita, la sorella di Luigi. Voi 5 anni fa avevate avuto verbalmente l'autorizzazione? Sì, l'autorizzazione verbalmente. Adesso dopo 5 anni non so chi si è svegliato facendo qualche cattiveria con qualche denuncia, ma non sappiamo il motivo, niente. Cioè, per motivi futili, perché che fastidio può dare una cosa del genere? Non lo so, e ancora ce lo chiediamo. E noi speriamo adesso nel permesso, che almeno questo ci venga dato, per avere almeno qualche altra speranza, perché non vedo niente di sbagliato, anzi è qualcosa di buono, di positivo per un futuro, per un ragazzo che comunque è un simbolo. Sulla vicenda è intervenuta Giuliana Di Sarno, presidente della terza municipalità di Napoli, che ha deciso di adottare l'edicola funeraria e farla portare negli uffici della municipalità per evitare così che il piccolo monumento in memoria di Luigi venisse abbattuto dai vigili. Nel paradosso di una Napoli che è paradossale, dove regna e vige l'abusivismo in ogni sua forma, è arrivata dopo 5 anni una denuncia ai vigili urbani per l'abbattimento di questa costruzione abusiva, e quindi abbiamo bloccato immediatamente, perché noi siamo per la legalità, quindi siamo contro l'abusivismo. Abbiamo chiamato i nostri tecnici, perché anziché abbatterlo cercheremo di toglierlo in maniera per non rompere la costruzione. L'adottiamo, la portiamo in municipalità. Nel frattempo con il papà di Luigi procederemo per attivare tutte le pratiche affinché questa struttura possa avere una sua legalità. Dopodiché veniamo e riportiamo Luigi come simbolo proprio di questa violenza, che purtroppo il sentimento di camorria che vige soprattutto tra noi napoletani a volte crea queste situazioni di non ritorno.